Abbiamo vinto una partita molto dura dal punto di vista fisico, una partita che a un certo punto era diventata una battaglia fisica, proprio senza nessuna esclusione di colpi, e questo non può che farmi piacere, perché le altre volte che eravamo andati in una partita di questo genere avevamo perso, per cui è sicuramente un punto in più per noi, per il lavoro che stiamo facendo, per quello che abbiamo fatto. In più, dovendo tener conto anche dei problemi occorsi durante la partita, l'infortunio di Valentini, che il secondo tempo l'ha giocato su un piede solo, e l'assenza di Cesana. Certo, loro avevano assente Evangelisti, che è uno dei giocatori più forti del campionato, per cui voglio dire, non dico che noi siamo svantaggiati da questo punto di vista, per cui sono molto contento di quello che ho visto in campo, sono molto contento perché la squadra ha giocato contro la squadra più fisica del campionato, una partita molto importante dal punto di vista dell'applicazione e dell'atteggiamento. Io non so se c'è stata una scintilla singola o no. C'è una cosa che mi preme rimarcare, una cosa che mi fa veramente impazzire quando alleno, è quando il pubblico di casa ai primi due errori inizia a gridare "sveglia!", cioè come se i giocatori in campo non volessero giocare. Chi fa questa cosa non ha chiaro che cosa la nostra squadra sta facendo, con che armi la nostra squadra si presenta in battaglia. E quando invece nell'ultimo quarto il pubblico è diventato un fattore nei limiti della civiltà, ma ha fatto capire che voleva questa vittoria, ci ha dato una grandissima mano. Questo è un punto sul quale bisogna porre grande attenzione. Questa è una squadra che ha bisogno d'aiuto da parte di tutti, perché non è una squadra esperta, non è una squadra costruita per vincere tutte le partite, e anche le squadre costruite per vincere tutte le partite non le vincono tutte. Questa è una squadra che ha bisogno di energia da tutti, da ogni giocatore, da ogni componente dello staff e anche dal pubblico, soprattutto quando giochiamo in casa. La scintilla è, non so, io credo che la realtà sia stata che noi abbiamo giocato un tre quarti, a parte il primo quarto dove eravamo approssimativi difensivamente perché non mettevamo il corpo addosso a nessuno. Dopo una partita difensiva molto importante non abbiamo fatto un passo indietro mai. Abbiamo tenuto Bell, che è uno dei giocatori chiave per loro, a soli 4 punti. Abbiamo impattato pressoché la battaglia a rimbalzo, nonostante loro ci abbiano preso 13 rimbalzi in attacco, sono la miglior squadra del campionato a rimbalzo in attacco. Abbiamo tenuto la testa lì sulla partita quando era il momento, abbiamo avuto pochi passaggi a vuoto e abbiamo continuato a costruire i nostri tiri, per cui poi logico si può giocare sicuramente meglio, però per il tipo di partita che è stata non posso che essere molto contento. 3 partite, se mettiamo la partita che ha fatto a Treviglio, dove è stato, guardate, io non credo nei giocatori, quelli che prendono in mano la partita e la vincono da solo. Brad è un ragazzo per bene, professionista molto serio, si allena benissimo, accetta delle cose che un'altra persona di 30 anni non accetterebbe dal proprio allenatore, perché sono stato anche molto, molto duro con lui, obiettivamente molto duro, perché noi abbiamo bisogno che lui sia un giocatore importante, e pian piano sta sempre più calandosi nella parte. Oggi ha fatto 25 punti, ma voglio dire, la difesa, il fatto che fa rimbalzo, come passa la palla, cioè tante cose lui le fa bene, è logico che quando poi fa 25 punti risalta completamente. Però ripeto, io non ero scontento neanche quando magari qualcuno storceva il naso, sapevo che avrei potuto dare più, vedevo come si allenava soprattutto, e questo è un punto veramente importante per capire quanto un giocatore possa andare avanti, possa crescere. Ne abbiamo parlato più volte, io quando sento alla 7ª, 8ª giornata, 9ª giornata, ormai dobbiamo renderci conto che questa squadra è così, oppure questo giocatore è così, sono dei ragionamenti secondo me di chi conosce poco i principi degli sport di squadra, di chi, voglio dire, dà dei bollini e decide che va bene, dopo 2 mesi o è rosso e nero, è verde o è blu. La realtà è che le squadre per diventare tali devono passare molto tempo insieme. Io prendevo l'esempio di Agrigento, che ha un americano che è il secondo anno lì, e quando un americano sta 2 anni nello stesso posto sicuramente cresce, che ha ragazzi giovani anche presi dalla serie B, dalla serie C. Ambrosini è stato preso dalla serie C, Pepe dalla serie B,
non si sono scomposti, li hanno allenati, li hanno buttati in campo, hanno accettato i loro errori, li hanno fatti crescere, adesso sono giocatori importanti. Oggi Brosina ha fatto una super partita, l'hanno preso dalla Serie C, ma non è che dopo tre partite hanno detto vabbè, ma abbiamo preso una Serie C, non può giocare. L'hanno aspettato, l'hanno allenato, l'hanno curato e adesso è diventato un giocatore bravo di Serie A. Cioè, secondo me queste sono le cose che fanno differenza e non si costruiscono in un anno, assolutamente non si costruiscono in poco tempo, 10 partite, 11 partite, è un po' come fare le valutazioni sulla squadra prima ancora della fine del giorno è andata, è poco, a meno che una squadra non abbia perso tutte le partite o vinto tutte le partite, ma in un campionato così equilibrato, cioè bisogna avere pazienza, bisogna saper guardare e avere pazienza e capire tra le pieghe delle cose che succedono se la squadra sta andando dalla parte giusta o dalla parte sbagliata, ma mai dare, secondo me, dei bullini affrettati, difendono o non difendono, corrono o non corrono, è fatta bene, è fatta male, quello è un giocatore così, quello è un giocatore così.